Ciao, sono Erika Crivello e nel video di oggi vi racconto come dare un messaggio chiaro che vada dritto al punto. Come sempre, questo è un video sulla prima impressione che mi ha fatto la comunicazione online di un piccolo business con un cuore. E il modo per candidarsi è lasciare un commento sul mio blog, nei post che trovate dei video. Lasciate lì il vostro link, io passo e appena mi viene un'idea faccio un video. Per parlare di chiarezza e di messaggi che arrivano dritti al punto, oggi analizzo la comunicazione di Ilaria che si è candidata con il suo piccolo business Gratio Café o Grazio Café, chiedo scusa ma non ho capito come si pronuncia. Gratio Café è, lo pronuncerò così, un e-commerce di accessori per la casa e oggi analizzo la sua comunicazione. Ilaria, quando ho visto il tuo sito per la prima volta non ho capito bene di cosa si trattasse. Non ho capito se fosse oppure no un e-commerce, se fosse forse il sito di un bar o di un caffè, se vendesse tazze, insomma, sono stata molto confusa. La buona pratica sarebbe assicurarti di presentarti per prima cosa, in maniera che i nuovi visitatori capiscono subito dove sono finiti. Ci sono due modi per presentarsi che secondo me puoi usare simultaneamente. Uno è aggiungere una tagline al tuo sito in cui dici proprio che si tratta di un e-commerce di accessori per la casa. Il secondo modo è aggiungere magari un'etichetta di navigazione al menu in cui ci sia scritto shop oppure negozio. Così se mi perdo la tagline, almeno il mio occhio cade sulla parola negozio e capisco che c'è qualcosa da comprare. La comunicazione è molto più facile quando usi formule convenzionali. Le persone non solo si sentono rassicurate dal fatto di leggere delle formule che conoscono già, ma sanno istintivamente cosa vuol dire quella call to action perché l'hanno già vista un sacco di volte. Consiglio quindi di visitare il tuo shop come se fossi un visitatore esterno. So che è uno sforzo incredibile, ma se ti metti d'impegno, secondo me puoi riuscirci. Quindi pensa di non conoscere per niente il tuo negozio, oppure fatti aiutare da qualcuno che non lo conosce. Visitate insieme il tuo negozio e rileggi tutte quelle call to action che riguardano l'acquisto. Come ad esempio nel caso della pagina di prodotto, magari invece di scrivere nel carrello, puoi scrivere acquista ora oppure compra, che è una formula più convenzionale che mi fa capire subito dove cliccare per inserire quel prodotto nel carrello. Riassumendo, non si può dare per scontato che gli altri abbiano capito di cosa tratta il tuo piccolo business perché gli altri non ti conoscono. Quindi per essere sicuri di dare un messaggio chiaro e diretto e univoco, bisogna andare sull'ovvietà, quindi essere talmente ovvi da risultare quasi banali, però sicuramente molto molto chiari. Oggi è tutto, iscrivetevi al canale YouTube così da non perdere i prossimi video e se volete candidarvi basta lasciare un commento sul mio blog.